Velo System, il primo sistema italiano di biomeccanica applicata al ciclismo. Una rete di tecnici professionisti preparati e aggiornati, distribuiti sul territorio italiano ed europeo. Servizi con protocollo certificato, sviluppato in 20 anni di ricerca nella biomeccanica ed ergonomia del ciclista sulla bicicletta. Strumenti biomeccanici originali e innovativi per la misurazione e la valutazione dell'assetto posturale del ciclista sulla bicicletta. Prodotti ergonomici evoluti, appositamente creati per rispondere alle esigenze di benessere e performance. Velo System è oggi un riferimento operativo affidabile e indispensabile per ciclisti professionisti, cicloamatori e per meccanici professionisti. Nei centri Velo System, novità 2017 per triatleti e podisti con la biomeccanica running. Velo System Cycling Sport Motion, centro biomeccanica ciclismo triathlon MTB, consulenza preparazione ciclismo mountain bike strada. I centri Velo System li trovi a Teramo presso Mades Professional Bike, via Po 26. A Nereto presso Centro Salute e Benessere, Fisioterapia, Osteopatia, Omeopatia, via Saliceti 6, Porto San Giorgio presso Cronobike, via Domenico Collina 18, per informazioni 338-7923081, 327-5823217, Velo System. Mulino di Iervese e Marini, cereali e mangimi, da oltre 100 anni al vostro servizio con professionalità e serietà. Mulino di Iervese e Marini, Tollo, via Don Morosini, 320-7497-897. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19, dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Amici sportivi, ben trovati da Marco Romani. Le telecamere di ultimo chilometro sono nella splendida provincia di Teramo, esattamente a Casiglione Messer Raimondo, per la 27esima edizione della New Pescara Casiglione Messer Raimondo, gara valevole per l'Oscar Tutto Bici Memorial di Nociani e Trofeo Fratelli di Donato. La categoria è quella allievi e valevole anche quale campionato provinciale di Pescara. Il saluto va all'amico Fausto capo di casa, ben trovato Fausto. Ben trovato anche a te Marco e un saluto particolare a tutti gli appassionati di ciclismo. Una giornata bella, ricordiamo che questa corsa, come dicevamo prima, è nata 27 anni fa, ma è nata come gara in linea, quindi con partenza da Pescara e poi arrivo a Casiglione Messer Raimondo. Da 2 anni a questa parte, per problemi di strade, tra virgolette, la gara quindi parte da Castiglione, quindi partenza ed arrivo. Sì, gli organizzatori hanno cambiato proprio il percorso per causa di forza maggiore. Questa è una bellissima gara, la classicissima di primavera, anche denominata la Corsa d'Annunziana. Un albo d'oro sicuramente importante, la prima edizione ci fu nel 1991 ed era campionato di società, a vincere fu il GS Tommaso Marzoli. Poi abbiamo anche fior di corridori come Danilo Di Luca, poi abbiamo anche fatto anche bene Francesco Masciarelli, quindi tanti atleti che poi sono approdati comunque nel mondo professionistico. Ha un albo d'oro veramente, come dicevi tu, con dei nomi favolosi che hanno portato fortuna a questa gara, a questi atleti. Allora, ricordiamo intanto, adesso gli atleti sono praticamente quasi schierati, Lorenzo Di Donato, abbiamo anche Guido Vitale, abbiamo adesso inquadrato Andrea Spaziani. Allora, l'edizione 2016 fu vinta da Francesco Parravano del Velosport Fiorentino, poi Roberti Luca, suo compagno di squadra, e poi Pavone Riccardo della Spelt Sagni. Intanto, Fausto, come le immagini ci raccontano, siamo al momento del trasferimento, quindi
un tratto di discesa circa un chilometro e mezzo, quindi poi piedi a terra e via ufficiale. Quanti sono, Fausto, al via? Sono ben 81 i partenti oggi per 17 team, 11 fuori regione e 6 team regionali. E quindi una grande partecipazione da parte degli atleti. Il trasferimento si sta quasi per concludersi, quindi gli atleti adesso piedi a terra e ci sarà il via ufficiale. Nella giornata di ieri sabato, bruttissimo tempo, ha diluviato per tutta quanta la notte. Oggi giornata di gara, le condizioni meteo non sono splendide, al momento non piove, però c'è il rischio reale di pioggia. Chilometro zero, gli atleti sono praticamente partiti, quindi inizia la 27esima edizione della New Pescara Casiglione Messer Raimondo, domenica 21 maggio 2017, una gara questa riservata alla categoria allievi, campionato provinciale di Pescara, Oscar Tuttobici, Memorial di Nociani, trofeo Fratelli di Donato. Siamo ovviamente nelle prime battute di gara, attenzione però, ci prova subito Matteo Iafrate del Vero Sport Ferentino. Beh, il suo non è stato proprio un tentare di allungare, ma un accelerare nei confronti del gruppo, un gruppo che rimane, Fausto, compatto in questi primi chilometri. Sì, appena dopo la partenza c'è stato questo tratto per rimetterci nel circuito, dove ripetiamo per ben 7 volte, ricordiamo, un circuito completamente pianeggiante. Pianeggiante, e poi c'è lo strappo conclusivo, quello importante che gli atleti dovranno percorrere per raggiungere zona partenza ufficiosa, ma soprattutto l'arrivo. Un circuito, dicevi Fausto, di 7 km, ogni giro misura 8 km e 500. Sì, completamente pianeggiante, come abbiamo detto, che gli organizzatori hanno ricavato nelle piane di Castiglione per dare continuità a questa bellissima manifestazione. Abbiamo visto gli uomini del team Gulp nelle prime posizioni con Domenico Bruno, adesso le telecamere sono ferme al passaggio praticamente del contagiri. Fausto, meno 4 al termine. Sì, il contagiri è posto nel punto in cui c'è un tratto di strada che sale leggermente del circuito, dove si è posizionato, come dicevi tu, il contagiri. E attenzione, ritorniamo davanti, c'è l'attacco di Aluigi Vittorio del team Alma Juventus Fano, arrivano dietro Carità Andrea del team Masciarelle e poi Nicolas Malizia del pedale rosso-blu, tre uomini al comando. Inizia la bagarre con Aldo Mastropasqua del team Franco Ballerini, team Barese, ed anche il team che arriva da più lontano con il numero 96 si riporta sui tre uomini al comando, adesso sono in quattro, però vediamo che giù in fondo il gruppo è in fila indiana. Il percorso, il circuito è totalmente pianeggiante, quindi è anche molto difficile andar via. Il gruppo arriva di gran carriera e recupera i quattro uomini al comando. Fausto, le prime scaramucce sono praticamente iniziate, intanto è appena passato l'atleta del team Guarenna, neocampione regionale in quella di Fossacesia, 56esima edizione del trofeo Fantini, Rocco Antonio. Gruppo allungatissimo, qui stiamo vedendo veramente una lunga fila del gruppo in questo tratto leggermente in discesa. Nel circuito troviamo un tratto dove veramente il vento si fa sentire, ci sono dei tratti che i ciclisti hanno il vento contro e lì cercano di fare la differenza. Abbiamo detto poc'anzi delle brutte condizioni meteorologiche, al momento, come vedete già dalle immagini, splende un bel sole, anche se poi le nuvole ci sono. Il cartello intanto, attenzione, della fine provincia di Pescara, inizio quella di Teramo, quindi una gara che abbraccia entrambe le province, quella di Pescara
è quella di Teramo ed è per questo che questa corsa può anche valere come campionato provinciale di Pescara. Attenzione perché ritorniamo davanti e c'è un attacco ancora tre con Andrea Spaziani, Velosport Ferentino, poi Cursi Simone del pedale rosso-blu e Buschi Federico, Alma Juventus Fano. Fausto, questi sono gli atleti del gruppo. Attenzione perché adesso esce l'atleta del team Noce, il numero 80, Presutti Massimiliano, che ritorna in coda ai tre battistrada. Sì, questo tentativo a tre, il portacolore della SS Noce, probabilmente voleva stare pure lui in testa e si è riportato immediatamente sui primi. Bene, allora quattro uomini al comando, anche se il gruppo adesso è praticamente a ridosso dei primi. Ritorniamo su Andrea Spaziani, l'atleta laziale del team Ferentino. Giriamo anche le nostre telecamere, praticamente il tentativo è stato neutralizzato, quindi i quattro sono stati recuperati, adesso praticamente si viaggia nuovamente compatti, ecco, anche se poi tra questo gruppo e il gruppo principale c'è un piccolo buco di una ventina di metri, ma sostanzialmente il plotone è compatto. Gran bella corsa, signori, questa 27esima edizione della New Pescara Casignone Messer Raimondo, una gara, Fausto, lo ricordiamo ancora una volta, nata praticamente in linea con partenza dalla Pescara Vecchia di fronte alla casa del Vate Gabriele D'Annunzio per poi arrivare ovviamente a Castiglione Messer Raimondo. Attenzione perché ritorniamo davanti di Giuseppe Alessandro, abruzzese Doc, milita nel team Ferentino, poi arriva anche Binetti Francesco, Paolo Marchetti, maglia gialla, team Recanati, la volta di Stefano Michini del team Gulp, Bulval Vibrata e poi Aldo Mastropasco del team Franco Ballerini, team Barese, questo invece è il gruppo. Quindi signori, c'è un solo uomo al comando ed è di Giuseppe Alessandro del team Ferentino, poi abbiamo questi quattro atleti che stiamo vedendo adesso e poi il restante del plotone. Bella inquadratura per l'abruzzese di Giuseppe Alessandro, ricordiamo Velosport Ferentino, un Velosport Ferentino, Fausto, che si sta facendo vedere molto molto bene. I quattro uomini al contrattacco, ma abbiamo visto giù anche il gruppo che si sta riavvicinando, quindi se vogliamo, Fausto, le sorti per questi quattro contrattaccanti sono sorti segnate. Gruppo che sta venendo giù a forte andatura, il gruppo è velocissimo. I primi tre intanto sono stati recuperati. Sì, ma sicuramente il gruppo oramai è alla caccia del battistrada, nelle prime posizioni vediamo i portacolori della Recanati con Garofoli. Garofoli Gianmarco, un atleta che si sta facendo veramente valere anche in questa categoria, plurivittorioso nella categoria esordiente, intanto viene recuperato anche Stefano Michini, quindi adesso dietro alla battistrada non ci sono più i quattro contrattaccanti ma c'è il gruppo al gran completo. E beh, qui siamo in un tratto di leggera ascesa e per Di Giuseppe Alessandro si sta spegnendo praticamente la luce, la lampadina, viene recuperato, il gruppo ritorna compatto ancora con davanti Gianmarco Garofoli. Sì, quel tratto che già abbiamo detto in precedenza del circuito che sale leggermente, dove è posizionato il contagiri, il gruppo azzera anche il tentativo di Di Giuseppe. E adesso, beh, Fausto, adesso veramente bisogna veramente vedere chi ha più forza nelle gambe, perché siamo nelle battute conclusive. Attenzione, esce dal plotone Andrea Spaziani, ancora un atleta del Velosport Ferentino, un ragazzo laziale, borraccia per lui, Fausto. Veramente questo team, già dai primi chilometri abbiamo visto che vanno sempre all'attacco, praticamente la prima parte di gara si stanno scontrando il team della Recanati con il team Ferentino. E alle spalle di Andrea Spaziani si stanno muovendo, c'è anche Garofoli che se la prende con qualcuno, c'è un continuo adesso attaccare, Fausto, alla ricerca di Andrea Spaziani che comunque è davanti, non ha un grosso vantaggio ma comunque un solo uomo al momento al comando.
solo che questi tentativi isolati, ancora con il gruppo abbastanza folto, è sempre difficile, si cerca di fare gruppetto, ma fino a questo momento non è mai successo. Il gruppo in fila Indiana e Spaziani sta per essere recuperato, eccolo qui, Andrea Spaziani, bella la sua prova, bello il suo tentativo, però non c'è nulla da fare, anche perché qui Fausto, come dicevamo all'inizio, è praticamente un circuito tutto piatto, c'era questa piccola asperità in prossimità del contagiro, adesso curva a sinistra, gli atleti stanno salendo per le ultime pedalate in direzione Castiglione Messer Raimondo. Fausto, 2,5 km alla conclusione. Interessante questo finale con il gruppo compatto, sicuramente vedremo delle belle. Un gruppo adesso compatto che sta salendo in direzione Castiglione Messer Raimondo, la strada sale e potrebbe far male. Attenzione, c'è ancora un atleta del team Recanati, si tratta del numero 37, Paolo Marchetti, tutto solo. Fausto. Ci sta provando e potrebbe essere abbastanza interessante questa azione. Vediamo che il gruppo in un primo momento perde notevolmente terreno. Marchetti quindi del team Recanati, tutto quanto solo, si continua a salire in direzione Castiglione Messer Raimondo, fasi conclusive di questa 27esima edizione della Castiglione campionato provinciale di Pescara. Un uomo del team Recanati, quando manca un chilometro giriamo le nostre telecamere, ma il gruppo è giù in fondo ed è in forte riavvicinamento. Fausto. Sì, Marchetti ha il suo tentativo, ha giocato la sua carta e sta spingendo un lunghissimo rapporto, vediamo il finale come va a finire. Fasi conclusive, le telecamere sono ferme, quelle di ultimo chilometro, un tratto in leggera ascesa, Marchetti è stato recuperato dal plotone, davanti c'è Lorenzo Germani del team Ferentino ed è lui che vince, secondo posto, un grande ritorno per Garofoli. Terza posizione per Visca Augusto, quindi primo posto e terzo posto per il team Ferentino, poi quarto posto per De Laurentiis Giuseppe del team Guarenna di Casoli, vittoria per Germani Lorenzo. Adesso vediamo chi si aggiudica la maglia di campione provinciale, arriva Lorenzo Di Donato che viene bruciato letteralmente da Nicolas Chiola, quindi campione provinciale. Intanto arriva Marchetti strematissimo, quindi campione provinciale dicevamo, e Nicolas Chiola, nuova spiga aurea, vittoria per Lorenzo Germani, Velosport Ferentino, secondo posto Garofoli Gianmarco, team Recanati, terzo posto Visca Augusto, compagno di squadra del vincitore, poi quarto posto De Laurentiis Giuseppe, il primo abruzzese del team Guarenna, e poi quinto posto per Nicolas Malizia, pedale rosso-blu. Fausto, a te prima di andare con le interviste ai protagonisti. Una gran bellissima gara e complimenti agli organizzatori. E quindi si conclude in maniera splendida la 27esima edizione della New Pescara Castiglione Messer Raimondo, domenica 21 maggio 2017, gara ciclistica riservata alla categoria allievi, campionato provinciale di Pescara, gara valevole anche quale Oscar Tutto Bici Memorial di Nociani, trofeo Fratelli Di Donato, l'organizzazione è del Green Bike Club Ciancetta. Grazie Fausto. Grazie a te, alla prossima. Signori, alla prossima, adesso le interviste. Lorenzo Germani, complimenti, sei il vincitore qui a Castiglione. Sì, è stata una gara dura, dopo metà corsa è diventata, ci sono stati molti scatti e niente, sulla salita siamo partiti molto forte e l'ultimo tornante ho cercato di anticipare perché sapevo che era molto difficile recuperare, perciò ho tenuto duro fino all'ultimo e sono riuscito ad arrivare. È andata molto molto bene, gara molto controllata, qualche attacco, però poi tutto si è scatenato proprio in conclusione. Sì, gli ultimi giri in pianura i miei compagni di squadra hanno attaccato, hanno provato ad anticipare, ci sono stati vari scatti, però l'arrivo è stato immolato, diciamo. Prima vittoria della stagione? Sì, dopo un po' di giornate sfortunate è arrivato. Dai, la Bruzza ti porta bene. Sì, abbastanza. In bocca al lupo.
Crepi, grazie. Marco Garofoli del team Recanati, per te un ottimo secondo posto qui a Castiglione. Sì, un ottimo secondo posto, un po' di rammarico perché un compagno in fuga è stato ripreso gli ultimi 100 metri, ho cercato un po' di attappare finché ho potuto, dopo ho dovuto giocarmela io per la vittoria perché lui era proprio finito. Gara molto controllata comunque. Sì, sì, la mia squadra ha cercato di chiudere un po' tutte le fughe per portarci a me e il mio compagno in salita abbastanza in ottima forma e ci siamo arrivati. Purtroppo non è arrivata la vittoria, ma ci rifaremo. La bagarre si è scatenata praticamente negli ultimi 3 chilometri. Sì, subito attaccato la salita al mio compagno, però purtroppo non è riuscito ad arrivare e è stato ripreso appunto gli ultimi 100 metri. In bocca al lupo. Crepi. Augusto Visca, complimenti. Beh, oggi il tuo team è andato molto bene perché siete riusciti a vincere e te ti sei classificato in terza piazza. Beh sì, è stata una corsa fin dalle prime battute molto sostenuta e a metà corsa sono iniziati i primi scatti e abbiamo fatto una corsa dura e all'inizio della salita è iniziato subito gli scatti della Recanati. E un uomo da Recanati appunto ha preso vantaggio e agli ultimi 300 metri ho deciso di andare a riprendere. Da lì è scattato il mio compagno di squadra e sapevo che la vittoria ormai era in tasca e sono arrivato al traguardo e ho alzato le mani anch'io. Quindi parliamo di Lorenzo Germani, però anche Andrea Spaziani si è ben comportato. Esattamente, ha fatto un gran lavoro anche lui, anche Alessandro Giuseppe, una bella azione nella metà corsa. La stagione come ti sta andando? Beh, all'inizio è stata un po' sfortunata, però ora iniziamo ad andare bene. A carburare, quindi terza piazza per te. Nel frattempo non l'abbiamo inquadrato, ma adesso lo faremo. Stai mangiando un gelato. Beh sì, dopo una bella corsa ci vuole. Ci vuole. In bocca al lupo. Crepi. Nicola Schiola, complimenti, sei il nuovo campione provinciale di Pescara, hai battuto proprio sulla linea d'arrivo un tuo compagno, amico, no? Anche di uscita di allenamento, Lorenzo Di Donato. Sì, proprio sull'arrivo lo sono riuscito a passare, appunto ho vinto il provinciale e sono contento, sì. Va bene così, quindi oggi come la giudichi la corsa? Beh, sull'arrivo ho pagato un po' in salita, però sono riuscito a recuperare abbastanza appunto sull'arrivo, basta. Controllata, una corsa molto controllata. Sì, sulla pianura sotto sono uscite un paio di fughe ma sono state subito recuperate. Bene, complimenti, allora adesso indosserai questa maglia e alla prossima. Grazie. Mauro Giangrande, ben trovato. Beh, si è appena conclusa l'ennesima edizione della Castiglione, non più Pescara Castiglione, gara in linea ma gara a circuito, una splendida corsa quest'anno. Sì, anche quest'anno purtroppo abbiamo dovuto cambiare percorso per i soliti motivi del tempo e delle calamità che si sono succedute questo inverno, quindi anche quest'anno abbiamo fatto una gara qui intorno al paese sperando l'anno prossimo di poter riprendere il vecchio tracciato che parte da Pescara e arriva qui. Sì, e in pratica quest'anno abbiamo avuto una new entry che sarebbero i fratelli Di Donato, che la gara era valida quale trofeo fratelli Di Donato, e poi questa gara ormai da moltissimi anni commemora la scomparsa di un nostro caro amico Dino Ciani, quindi il Memorial Dino Ciani. Mirko Di Donato, il vice sindaco di Castiglione Messer Raimondo, la gara si è appena conclusa, la 27esima edizione della Castiglione Castiglione. Sì, è stata una bella edizione come le precedenti, un ringraziamento da parte nostra va a tutti gli organizzatori che come ogni anno hanno profuso il massimo impegno per questa gara che ormai è arrivata alla 27esima edizione e speriamo che continui sempre con maggiore impegno anche per il futuro e per le prossime edizioni. E si pensa già al prossimo anno? Sì, si pensa già al prossimo anno, gli organizzatori anche con mille difficoltà, io li invito proprio caldamente a continuare in questa attività e ad impegnarsi ancora sempre di più e sempre maggiormente per dare ancora maggior lustro a questa gara così importante. E un ringraziamento particolare a tutti coloro che sono intervenuti e ai ragazzi che si sono così impegnati in maniera profonda per dare, ripeto ancora una volta, ancora una grande importanza a questa gara che, ricordiamolo, è un memorial per il nostro amico scomparso Dino Ciani.
Camillo Ciancetta, il presidente del Green Bike Club Ciancetta. Siamo arrivati alla 27esima edizione, non più della Pescara Castiglione, ma da due anni a questa parte Castiglione. E quest'anno gara valevole anche quale campionato provinciale di Pescara? Sì, come hai detto bene, da due anni per motivi organizzativi, soprattutto dovuti al territorio, al dissesto a causa degli ultimi eventi sismici, siamo stati costretti a modificare questo percorso facendolo comunque a cavallo tra la provincia di Pescara e la provincia di Teramo, in quanto prendiamo anche un territorio di Penne e quindi in un certo senso continuiamo anche la tradizione Pescara-Castiglione. Diciamo che nonostante ciò è venuto fuori un bel circuito apprezzato da tutti, tant'è vero che quest'anno abbiamo ripetuto come l'anno scorso, c'è un bellissimo finale, zona Belvedere con una rampa finale, e sono due edizioni veramente combattute e poi da spettacolo, perché a conclusione di sette giri dove il pubblico, gli accompagnatori, i familiari possono seguire da vicino le gesta dei loro amici, dei loro beniamini, dei loro figli e dei loro ragazzi. Bah, grande organizzazione, diciamo che è una grande fatica, perché in questi ultimi tempi abbiamo dovuto lavorare molto a cavallo con la provincia di Teramo, la prefettura di Teramo, la questura di Teramo, prefettura di Pescara, provincia di Pescara, questura di Pescara, comune di Castiglione, Castilenti, Penne, e fino a questa notte ci sono state i diluvi, c'è stato un disastro di temporali e quindi temevamo veramente, però grazie ai sportivi di Castiglione, a tutti i collaboratori, a tutti gli amici che rispondono all'appello, siamo riusciti veramente a portare a termine questa manifestazione, che poi alla fine è tornata anche bella, perché prima di partire è tornato il sole, quindi per 27 anni siamo stati fortunati in questa manifestazione che non abbiamo mai avuto la pioggia. È sempre il ricordo comunque di Dino Ciani. Sì, è Memorial di Nociani, quest'anno valevole per il trofeo Fratelli di Donato, una famiglia che ci accompagna da qualche anno e che quest'anno ha rafforzato il loro appoggio in questa iniziativa. Parlo dei fratelli, della ditta Fratelli di Donato, di Aria Legna, Abruzzi Legnami, Hertz Autonoleggi, Mondo Cameretti, quindi un gruppo di amici anche nel piccolo comunque ci danno la volontà, il desiderio, lo stimolo a proseguire. Noi siamo venuti fuori un mesetto fa perché veramente volevamo abbandonare, perché un po' esausti da queste difficoltà, ma alla fine, ecco, spinti dall'interesse anche dall'amministrazione comunale che voleva non fermarsi qui a Castiglione, diciamo dopo tanti spazi diventati inagibili a causa del sisma, qualche cosa si voleva fare qui a Castiglione e quindi abbiamo fatto questa 27esima edizione Pescara Castiglione, anche se tutto partenza e arriva a Castiglione. Floriana Di Donato, ben trovata, siamo a conclusione della 27esima edizione della Castiglione, una gara importante vinta da un gran bel corridore, poi lei già da qualche tempo insieme ai suoi fratelli è entrata di diritto, no, nel cast, perché è sponsor. Sì, come no. Da qualche anno di fatti siamo sponsor di questa bella di questo bel evento, che devo dire. Ma è sponsor perché conosce il qui accanto Mauro Giangrande? Penso pure di sì. Quindi è colpa sua? Sicuramente. Mauro, quindi la colpa è tua praticamente? Sì, sì, la colpa è mia, però io sono grato a questa famiglia, ai fratelli di Donato che ogni anno ci supportano e ci sopportano, perché in pratica sono sempre lì a coinvolgerli e per noi il loro apporto è importante. Signora Floriana, quindi la collaborazione continuerà anche nei prossimi anni? Sicuramente è un piacere, essendo pure noi di Castiglione, quindi è l'aria proprio nativa che ci aiuta pure, lui ci coinvolge sicuramente. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie, grazie, crepi.